Si è conclusa la 19ª edizione della Scuola Dottorale in Tecnologia Farmaceutica, che quest'anno per 3 giorni si è tenuta a Soverato. Il seminario ha coinvolto più di 50 dottorandi provenienti da tutta Italia, impegnati nella ricerca nel campo delle nanotecnologie applicate alla farmaceutica. Tema principale è stata la caratterizzazione dei nanocarriers, i nanomateriali utilizzati come modulo di trasporto per le sostanze farmacologiche. La 19ª edizione della scuola dottorale in tecnologia farmaceutica ha avuto come tematica la caratterizzazione dei sistemi, dei nanocarrier. Diciamo che è una tematica che abbraccia un po' tutte le tematiche di ricerca che si svolgono sul nostro territorio nazionale. È stato molto interessante avere qua 50 ragazzi provenienti da tutta Italia e non solo dall'Italia, che hanno vissuto intensamente questi 3 giorni, non solo da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista prettamente umano e di relazioni, tra loro stessi e, con i docenti. Le nanotecnologie rappresentano, un campo di ricerca sempre fiorente che promette davvero tanto da un punto di vista terapeutico e alla base c'è tutta una ricerca che appunto noi abbiamo, visto in questi giorni, che riguarda la caratterizzazione del carrier stesso. La risposta dei ragazzi è stata davvero splendida, hanno vissuto davvero intensamente, così come deve essere lo spirito di una scuola dottorale, che è profondamente diverso da quello che è un convegno. Loro sono a stretto contatto, ecco anche la scelta di svolgere tutto nello stesso posto, dormono qua, mangiano qua, mangiano fra di loro, proprio perché in questo modo si vengono a creare, c'è uno scambio continuo di informazioni, non solo in aula ma anche fuori. Devo dire che i 3 giorni sono stati davvero vissuti in modo molto molto intenso, proprio perché è l'unico modo per mettere in connessione, in correlazione tutte le persone che fanno nel settore, che fanno ricerca in quest'ambito. La scuola dottorale, pensata anche come momento di confronto e approfondimento tra docenti e studenti italiani e stranieri, è nata proprio in Calabria nel 2001. Questa è la 19ª edizione della scuola che è dedicata ai dottorandi del settore tecnologico-farmaceutico che si occupano di formulazione dei medicinali. La scuola è nata in Calabria perché l'idea è nata dal professor Nevio Picci, un nostro carissimo collega che purtroppo è scomparso improvvisamente a fine del 2017. E lui, grazie anche al preside della facoltà di farmacia di Arcavaccata di Rende, ha avuto quest'idea che ha proposto alla nostra associazione. E i precedenti presidenti l'hanno accolta con molto interesse perché il desiderio della nostra associazione è proprio quello di far crescere i dottorandi nella cultura del farmaco, del medicinale e quindi dare loro l'occasione di poter frequentare delle scuole in cui incontrano dei docenti che provengono anche da tutta Europa, perché spesso e volentieri abbiamo dei colleghi stranieri che presentano le loro lezioni, hanno la possibilità di stare uniti per 3, 4, 5 giorni e quindi di frequentarsi, di conoscere, di scambiare le loro esperienze. E quindi dal 2001, la prima scuola a Cavaccata di Renne, siamo arrivati a Soverato nel 2019. La maggior parte delle scuole è stata organizzata qui in Calabria, soprattutto a Cavaccata di Rende, però siccome altre sedi, soci ovviamente si sono proposti, ci sono state anche lo scorso anno eravamo a Como, 2 anni fa eravamo a Cagliari, che è la mia regione, la mia sede, insomma Firenze, insomma, però nella maggior parte delle annualità in cui si è succeduta la scuola, siamo stati qui in Calabria, con grande piacere. Questa scuola voluta fortemente dall'Università della Cosenza, dell'Università della Calabria, Cosenza e Catanzaro e, come abbiamo detto, alla 19ª edizione e di strada ne ha fatta tanta. Io ho avuto il piacere di essere presente a tutte le 19 edizioni, dalla prima a questa, non volevo mancare all'ultima e vedo che ogni anno è sempre, come dire, è sempre migliore. È sempre più interessante, c'è sempre una maggiore presenza da parte dei ricercatori del settore, sia di sedi universitarie italiane ma anche di sedi straniere. L'aspetto più interessante è mettere assieme questi giovani, questi ragazzi delle sedi, di sedi diverse che si incontrano per 3 anni consecutivamente, una settimana l'anno, si crea tra di loro un rapporto di amicizia, di conoscenza, di stima che domani diventerà chiaramente un forte amalgama anche da un punto di vista professionale. Quindi tra varie sedi si crea un rapporto praticamente ed è importante questo clima che si crea tra docenti e dottorandi, tra docenti e studenti. Questo stare assieme sicuramente è una crescita importante scientificamente per il nostro settore.
A fianco alle presentazioni orali e ai poster dei dottorandi selezionati, nel corso degli appuntamenti didattici è stato presentato anche uno studio redatto dalla sezione provinciale dell'AVIS di Catanzaro sulla sideremia dei donatori di organi, scritto sulla base dei dati ottenuti dai donatori della provincia. Visibile anche la soddisfazione tra i dottorandi, felici di aver avuto l'occasione di incontrarsi e confrontarsi per 3 giorni di completa immersione scientifica, seppur nella splendida cornice offerta dal mare e dal sole della costa ionica catanzarese. Ci è stato richiesto di presentare il nostro progetto di ricerca in una comunicazione di 15-20 minuti in inglese e sì, sono stata selezionata come la miglior presentazione. Non me l'aspettavo ed è stato molto bello, è una soddisfazione dopo tante difficoltà e impegno. E in realtà quando è stato detto il premio io non stavo neanche ascoltando perché stavo organizzando l'ingresso dei fiori per le professoresse organizzatrici. Quindi me l'hanno spiegato dopo, sarà la partecipazione, tutto spesato, tutto pagato, ad un congresso mondiale che si terrà a marzo 2020 a Vienna. Per me questo è il terzo anno di partecipazione a questi eventi perché sono esperienze uniche. A partire da tutte le presentazioni, le lezioni dei professori che sono sempre stimolanti e insegnano tantissimo, anche perché ognuno ovviamente lavora in un ambito diverso e quindi in queste occasioni si ha modo di imparare tantissime cose nuove. E in più è sempre bello incontrare colleghi un po' da tutta Italia, perché io lavoro comunque anche in un laboratorio piccolo e ho anche poche possibilità di confrontarmi e anche parlare di più piccole problematiche. E penso che condividere le difficoltà, idee e progetti sia molto stimolante e importante perché danno spunti fondamentali. E inoltre, l'ho detto anche prima nel discorso, la vita da dottorandi non è sempre facile e quindi incontrare persone che passano le tue stesse difficoltà e le vivono è bello e dà molto supporto, quindi sono esperienze uniche. Poi la professoressa Paolino ha organizzato quest'anno un evento che è fantastico. Siamo in Calabria, c'ero già stata, ma non in questo mare. È una bellissima location, cioè 10 metri dalla camera e si raggiunge la spiaggia. E poi lunghe pause pranzo, dove possiamo appunto stare tra di noi e stare anche insieme ai professori e farci un bel bagno sotto il sole, insomma.